Anche questa mattina abbiamo in collegamento il nostro ginecologo, il dottor Luciano Galletto. Ben trovato. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. La scorsa settimana ci siamo lasciati parlando di gravidanza, questa settimana continuiamo, ma siccome siamo in estate, io mi sono domandata, ci sono degli accorgimenti che le donne incinta devono seguire, a cui devono attenersi per poter andare in vacanza? Ad esempio, mi viene da chiederle, al mare c'è qualcosa a cui bisogna fare attenzione? Sì, è una domanda corretta. Intanto dobbiamo ricordare un elemento. La gravidanza ha un fattore, diciamo, fotosensibilizzante, cioè rende la pelle della donna più soggetta al rischio di pigmentazione, di macchie e che quindi i raggi solari, con le loro varie frazioni UVB, UVA, possono determinare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le creme di protezione per la donna in gravidanza devono sempre avere un altro fattore di protezione, superiore al fattore 30, anche un fattore 50, proprio per evitare questo rischio di pigmentazione zonale della cute, quindi avere nel contempo una buona abbronzatura regolare, ma molto più uniforme e ben protetta da questo utilizzo di creme. Da come ho capito, perché già la gravidanza di per sé può Sì, provocare delle macchie. esatto. Intanto già la gravidanza può provocare quello che si chiama eritoasma gravidico, cioè questa pigmentazione che poi regredisce dopo la gravidanza, ma se viene ulteriormente stimolata, accelerata dai raggi solari, può essere poi fastidiosa, persistente e anche esteticamente non particolarmente gradevole. Invece per quanto riguarda il caldo, ad esempio. Beh, ecco, questo è un dato anche importante. Diciamo che il primo e il secondo trimestre non hanno nessuna controindicazione all'esposizione al sole, se ben protetti. Il terzo trimestre verosimilmente richiede maggiore attenzione perché l'esposizione prolungata al sole può determinare un aumento di ristagni della circolazione degli arti inferiori che già sono un tantino sovraccarichi dalla gravidanza stessa e se poi coesistono anche un problema di varicosi, cioè di dilatazione delle vene degli arti inferiori, è bene proprio evitare l'esposizione al sole in prolungata nel terzo trimestre. Per cui probabilmente un consiglio può essere che nelle donne che sono al terzo trimestre di gravidanza il soggiorno estivo in montagna è forse più utile, più gradevole e non ultimo anche più confortevole sotto un profilo climatico perché la percezione del caldo, dell'umidità nell'ultimo tempo di gravidanza è maggiore, quindi può essere un tantino più disagevole. Lei ha citato la montagna, ecco, quindi l'altra domanda viene da sé. Per quanto riguarda i soggiorni estivi in montagna, quali potrebbero essere gli accorgimenti? Ma direi anche qua nella montagna il sole ovviamente riscalda e pigmenta la cute, quindi bisogna proteggersi allo stesso modo come andare. Come altitudine sotto i 2000 metri di altitudine non ci sono assolutamente problemi, mentre è bene evitare eventualmente diciamo, camminate o passeggiate, soprattutto con la salita e quindi la fatica che questo determina in situazioni di percorsi di montagna importanti, di percorsi ai rifugi. Ecco, questo direi che dopo il secondo trimestre è bene evitare tutte queste cose. Per il resto non ci sono particolari problemi, ripeto, dovuto anche al fatto che il clima montano è decisamente più confortevole nell'ultimo periodo di gravidanza e quindi pone la donna in condizioni migliori. Ecco, non ultimo anche il fatto che un soggiorno prolungato in montagna ha un effetto favorente anche sul meccanismo circolatorio, sul meccanismo della produzione di globuli rossi, quindi aiuta un po' a superare quell'anemia fisiologica che si crea normalmente nell'ultimo periodo di gravidanza. Ecco, solo con un occhio di riguardo alle camminate eccessive, perché va bene Naturalmente, naturalmente. camminare, ma senza Certo, esagerare, ecco. esatto. Bene, allora abbiamo dato anche dei Ok. preziosissimi consigli per quanto riguarda le vacanze, anche per le donne che aspettano un bambino. Grazie, dottore, anche per l'intervento di questa mattina e come sempre l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi, buona settimana.